Sì, non solo, direi che c'è molta modenesità, c'è Aeroclub, c'è l'autodromo, c'è un po' della nostra storia nobile e si è riusciti a forse a smuovere anche qualche sentimento un po' particolare, anche non solo degli anziani. Io spero che anche qualche giovane abbia recepito questo messaggio. Questa è una giornata estremamente importante per Modena perché diamo valore alla storia aeronautica della città, diamo valore a un modenese estremamente importante come il colonnello Setti, medaglia d'oro al valor militare da vivo, ma soprattutto un modenese che ha continuato a lavorare nella sua ferramenta, ma soprattutto per la città, dentro al CONI per dare valore allo sport, dentro alla Banca Popolare, dentro al CAI, insomma dentro la città per continuare a spingere la città verso il futuro. Credo che questo sia un elemento importante. Dall'altra parte, la trasformazione delle tecnologie del nostro paese, della capacità delle imprese del nostro paese. Stiamo ragionando di un Fiat G46 che allora era qualcosa di innovativo, oggi sono passate gli armacchi con le frecce tricolori, hanno dimostrato come la tecnologia ha avuto un'evoluzione straordinaria, le capacità dei nostri professionisti, la formazione e soprattutto il senso di appartenenza, il tricolore che ancora una volta è passato dopo il 2007, quando è passato in onore di Pavarotti, oggi è passato in onore dell'aeronautica e della nostra città. Mi pare che sia una giornata molto importante per tutti i modenesi. Ma noi non dobbiamo dimenticare, noi dobbiamo tenere un filo conduttore della nostra storia, la memoria deve servire per recuperare costantemente, come stiamo facendo oggi, quell'energia vitale per capire questi gentiluomini come possono continuare a spingere con noi verso una Modena del futuro. Quindi è una grande sfida per il futuro della nostra comunità, insieme possiamo vincere questa sfida e quindi avanti, avanti Modena. Marzio Cavazzuti per la famiglia Setti Ventura, testimonianza della volontà di una famiglia di voler perpetrare dei valori veramente importanti che dovrebbero essere indissolubili nella società italiana, aver restaurato questo monumento che è un simbolo di tecnologia, un piccolo grande simbolo di tecnologia, un velivolo addestratore Fiat della fine degli anni 40 che ha volato qui all'Aeroclub di Modena fino agli anni 70 e che è stato riportato all'antico splendore grazie appunto all'intervento e alla dedizione della famiglia Setti, nipoti della medaglia d'oro al valor militare colonnello pilota Fulvio Setti. Questa macchina è qui dal 1994, assieme all'Associazione Arma Aeronautica, al Comune di Modena e al Museo di Vigna di Valle abbiamo proceduto a questo restauro di questo monumento che ci auguriamo che per ancora molti molti anni dia a Modena un'immagine e consacri questi legami indissolubili tra i nostri eroi e la patria. Non è una coincidenza, effettivamente Modena è patria di eroi, di personaggi molto famosi come il maestro Pavarotti e davvero è un orgoglio per la città, credo, essere testimone di qualche cosa che ha fatto conoscere l'Italia nel mondo. Quindi la Ferrari, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e naturalmente anche una medaglia d'oro al valor militare. Noi abbiamo tanti eroi, alcuni riconosciuti, alcuni ricordati e tanti altri, ahimè, dimenticati. Ma credo che effettivamente questo crogiolo di questa terra sia così unico e straordinario che le testimonianze continuano a essere percettibili. Non è un caso che la pattuglia acrobatica continui a concludere tutte le sue manifestazioni con le note e con la voce del maestro Luciano Pavarotti. Disteso sulla città di Modena.